Oggi vi insegno a fare twerk. Allora, per prima cosa alziamo un braccio e anche l'altro e stiriamoci perché bisogna sempre fare un po' di Cosa stai stretching. facendo? No, devo insegnare a fare twerk e non mi puoi disturbare. Poi, dato che non si vede bene, Ma te devo fermo. alzare un po'. Ma No, guardami, veramente, guardami. Devo alzare un po' la maglietta. Allora, alzati. la prima cosa da fare è mettersi così. No, No! te lo giuro, ecco, guarda. Così e così dovete fare, Sì, così sembra ok? un... Questo è un Sembra movimento un ippopotamo. molto. Mi è arrivato un pacco, voi giustamente direte: e a noi che ci frega? No, ve deve fregare. Comunque ho deciso di aprirlo con voi, vediamo cosa c'è all'interno. Allora, il pacco è questo, diciamo che quelli del Corriere l'hanno maltrattato un pochettino, diciamo. Proverò ad aprirlo, vediamo. Se mi si apre, niente. Non so come fanno altri TikToker ad aprire con una sola mano. Uno, due, tre. Ok, all'interno si presenta così, con questa tovaglietta. Queste sono le cose che ho preso. Come potete vedere, questo è un pacco Victoria's Secret. Ora facciamo l'unboxing. Ed eccoli qua. Chi mi conosce sa quanto io amo Victoria's Secret, quindi ottimo acquisto. Yes. E ditemi, voi avete mai comprato da Victoria's Secret? Ricci raga, minchia in Duomo, Milano, no parla tanto, no parla tanto. E ci facciamo anche una foto, perché io, tu sei il mio amore, tu sei il mio amore. Io te lo dico sincero davanti a tutti. Tu sei il mio amore, io ti vedo su Instagram, impazzisco. Io ti amo. Io ti amo Gaia, è Gaia carino. Tu sei un amore, tu e tua sorella, siete due robe che è un video? Quanto cazzo sei bella! Grazie, sono a disagio, loro sono un po' esagerati e mi stanno seguendo da 20 minuti. Voglio rompere i coglioni però puoi salutare il mio fratello Carlo. Sì. Facciamolo d'oro, facciamolo d'oro. Gaia ti amo! Basta, tu nasci! Troppo! Sei da TikToker te? No! Ah. No! Che grande! Perché questa mi foto merito non un mi abbraccio! Piace? Ma l'hai vai messa tra, adesso? vai tra! Non è vero, ce l'ha da 2 mesi, ragazzi, guardate! L'ha messa Il mio amore, Gaia Clerici! No parla tanto! No, non parla tanto! Non esagerare, eh! Vai tra, ci sono i nostri limiti! Parola, raga, io la... Sono fun... Tutti quando è che ci scambiamo il numero? Tranne me. Cioè io Gaia, io non sono Gaia, Gaia. Beh, raga. Io ti amo, io ti amo, ti amo. Ti sogna la notte. Io si ti è amo. Staccata la live. No. Era meglio così, così quello che ci dobbiamo dire rimane tra me e te. No. Va. Raga, ma tutto ok? Cioè mi avete fatto delle domande che io vi giuro, tipo, ma da dove vi escono? Un'altra fama, ha pagato tua madre o tuo padre? Comunque, allora, io... Dato che è una cosa che voglio fare da quando ho 12 anni. Ogni soldino in più delle mance così che avevo li mettevo da parte nel salvadanaio del naso. Crescendo di età e crescendo anche di follower su Instagram, ho iniziato a guadagnare qualcosina sui social. Ovviamente non uno stipendio, però qualche soldino. Che messo da parte fino a 2 mesi fa, avevo di mio 5.000 euro. Tra varie mance, soldi guadagnati da sola e cose varie. I miei genitori hanno messo il resto della cifra, tutti e due. Per quanto siano separati, i soldi che bisognava mettere per arrivare alla cifra che serviva se li sono divisi, ovviamente, raga. Anche perché era una cosa che entrambi erano d'accordo con me. Entrambi mi appoggiavano da quando sono piccola in questo mio super desiderio ed entrambi erano felici che io avessi esaudito il mio desiderio. Quindi basta commenti sui soldi. Vi dirò la verità. Da quando l'ho fatto, quanto è costato è stata la domanda che più mi avete fatto. Io non sapevo se rispondere perché, uno, avevo paura che mi dicesse che lo dicevo per, come mi avete detto voi, flexare. E due, non so se era bello dire una cifra sui social così. E quindi ho chiesto consiglio a mia mamma chiedendo se secondo lei l'avrei dovuto fare o no.
La risposta di mamma è stata: Cami, quando tu stavi cercando di fare l'intervento, avresti voluto che una ragazza su TikTok rispondesse alle tue domande? E la mia risposta è stata: sì, avrei voluto. Quindi io rispondo semplicemente perché so che ci sono molte ragazze che hanno questo difetto del naso che vorrebbero operarsi e io spero di poter dare una mano a loro. Comunque sì, voglio far vedere le unghie. E niente, basta soldi, perché non mi piace questo argomento, mi dà fastidio. Cioè, l'ho tirato fuori io, però adesso è finito.